certo le partite e vinse. Questo fu considerato un momento storico perché era la prima volta che un computer batteva un umano nel gioco degli scacchi. Ma come fu invece il computer a battere Kasparov? Semplicemente calcolando con una velocità molto molto più elevata tutte le mosse possibili prima che lo facesse l'avversario. Cioè il computer non fu più intelligente, fu più veloce nel programmare tutte le mosse. Bene, 20 anni dopo, 2015, e questo è meno noto, un altro algoritmo, questa volta sviluppato da Google, e non è casuale che sia un passaggio da IBM a Google, ha battuto il più grande giocatore al mondo, che si chiama Fan Hui, in una partita di Go, e nessuno di noi sa cos'è Go, ma è un gioco cinese dove ci sono un numero enorme di pedine e soprattutto un numero immenso, incommensurabile, di possibili combinazioni di mosse. Si parla di 10 alla 170esima, pensate che solo gli atomi dell'universo si stima che siano 10 alla 80esima, quindi stiamo nei numeri pazzeschi. Nessun computer può calcolare tutte le mosse, nessuno, perché sono troppe. Il computer per battere il più grande giocatore di Go ha dovuto imparare a giocare. Sono state mostrate a questo algoritmo diverse migliaia di partite finché lui ha sviluppato un'autonomia di strategica all'interno del gioco e ha battuto il più grande giocatore umano. Molti lo considerano un punto di svolta nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ora, dato l'interesse che ha l'intelligenza artificiale, è una cosa di cui ormai diciamo ogni giorno, quotidianamente, si dice che verranno cancellati molti lavori, ne verranno creati degli altri, insomma ci sono tanti interrogativi a cui non è che adesso vogliamo rispondere, però c'è un punto importante. Noi che appartiamo al punto al genere Homo sapiens, di fatto abbiamo in qualche modo fatto fuori tutti quelli che c'erano prima di noi. Gli ultimi sono stati i Neanderthals, ma prima tutte le altre specie del genere Homo sono state, diciamo, eliminate. Non solo, abbiamo anche praticamente sterminato un bel numero di specie animali e abbiamo soggettato tutte le specie vegetali o quasi che c'erano sulla Terra. Se abbiamo fatto questo, e se oggi siamo indubbiamente i dominatori del mondo, non è perché resistiamo al freddo meglio dei pinguini, o nuotiamo meglio dei delfini, oppure saltiamo in alto più come le scimmie, ma perché siamo più intelligenti. È chiaro che se un domani ci dovesse essere un'intelligenza artificiale che diventa pari o superiore alla nostra, ebbene, allora lì si pongono degli interrogativi non banali su quello che sarà il nostro destino. E adesso non voglio entrare se sarà così o no, è un interrogativo. Un aspetto che diciamo contribuisce a questo interrogativo è il fatto che si stanno facendo passi da gigante nello sviluppo di un nuovo tipo di computer. Noi oggi usiamo di computer che sono basati sul sistema digitale 0 e 1, potentissimi finché si voglia, ma questo che si chiama il computer quantistico farà impallidire di fatto la tecnologia attuale. Ci sono degli sviluppi, è una cosa complessa, però si ritiene di poterci arrivare tra 10-20 anni. Solo qualche settimana fa qualcuno aveva visto che è stato circolato la notizia che Google, perché di nuovo parleremo anche di questo eventualmente, che sta sviluppando uno di questi computer quantistici, avrebbe raggiunto la quantum supremacy. Cosa vuol dire? Un computer quantistico è diventato per la prima volta più potente, più performante del più grande calcolatore al mondo. Notizia non confermata, ma diciamo la direzione è quella. Va bene, lasciamo l'intelligenza artificiale, passiamo a un altro racconto che è quello che in qualche modo sempre mi ha affascinato. Nelle storie naturali, quello del libro del 66, Levi usa un espediente, c'è un personaggio che è un venditore di una società americana che si chiama NATCA. Questa NATCA sforna nuove macchine sempre più interessanti, sempre più originali. E qui si parla di una di queste macchine che si chiama il Mimete. Il racconto ha il titolo L'ordine a buon mercato. Il Mimete è un duplicatore e il signor Simpson, che è appunto il nostro protagonista, mostra a un signore notale che si chiama Gilberto questa nuova macchina. Questa macchina cosa fa? In un comparto tu metti un documento e la macchina lo rigenera nel comparto adiacente. Non è una fotocopiatrice, proprio rigenera il documento con tutte le sue caratteristiche. Leggiamo. Ricreare tutto e per tutto il documento, le sue imperfezioni, le fibre, le lacerazioni, le macchie.
in un processo di duplicazione in cui nell'esatta posizione di un singolo atomo del modello viene fissato un atomo analogo estratto dalla miscela di alimentazione. Carbonio dove era carbonio, azoto dove era azoto e così via. Si trattava veramente di una tecnica rivoluzionaria. La sintesi organica a bassa temperatura, l'ordine dal disordine in silenzio, rapidamente e a buon mercato. Il sogno di 4 generazioni di chimici. Gentilmente affascinato dalla macchina, se la fa lasciare in prova. Il signor Simpson, ben contento, gliela lascia. E quindi Gilberto comincia a provare a duplicare degli oggetti, prende un orario ferroviario di quelli vecchi, di quegli anni gialli, se qualcuno di voi mi ricorda, lo mette dentro e dopo un po' la macchina riduplica esattamente lo stesso orario ferroviario. Prende un dado da gioco, lo mette nel compatto A e lo duplica. Leggiamo. Introdussi il dado nella cella A e attraverso il vetro osservai con attenzione quanto avveniva nella cella B durante la duplicazione. Il dado si formava gradualmente a partire dal basso per sottilissimi strati sovrapposti come se crescesse dal fondo della cella. Se qualcuno di voi ha visto come funziona quell'oggetto che si chiama stampante 3D, funziona esattamente in questo modo. C'è un ugello che spruzza una sostanza e viene fatto crescere dal basso. E nessuno negli anni 60 aveva mai neanche ipotizzato che ci potesse essere una stampante 3D. In realtà le prime stampante 3D vengono ipotizzate negli anni 80, le prime costruite verso la fine del secolo, e adesso c'è ci stiamo andando verso una rivoluzione. C'è chi ritiene, ma è una delle possibilità molto concrete, che ci sarà una rivoluzione, anche nel modo di produrre cose. E perché non andremo più a comprare un oggetto, lo ordineremo, oppure vedremo un bel vaso in casa di un amico, faremo una fotografia che curerà a fare una scansione, la manderemo alla stampante 3D che si farà lo stesso vaso identico come è stato fotografato. Tutto questo è interessantissimo, ma lei non ci voleva soltanto raccontare delle novelle, ci voleva anche dare un po' dei messaggi e anche dei warning, degli allarmi. Gilberto è un uomo e come tale è curioso e quindi dice: adesso che se riesco a duplicare un orario ferroviario un dado, posso fare anche qualcosa di più, ovviamente lui con la banconota gli viene anche bene, non vuole fermarsi a quello. Dice: se ci metto dentro una mosca o una lucertola, cioè della vita, che cosa succede? Va in giardino, prende una lucertola che è inverno, un po' intorpidita, la mette nel comparto A, la macchina ci mette un po' di tempo, però finalmente trac, ti fa una nuova lucertola nell'altro comparto, ma quella muore dopo poco e ha tutte le ossa molli e si rende conto che mancano degli elementi chimici, non ci sono abbastanza, e quindi va a scrivere per la banca casa madre, cioè mandare dei nuove bombole, nuovi elementi, modifica la macchina in garage, la fa diventare ancora più grande e a un certo punto è pronto per il grande balzo, decide di duplicare una persona, però non sa con chi cominciare, ci pensa un po' e poi dice: vabbè, perché non cominciare con mia moglie? E allora decide di duplicare la moglie Emma, la addormenta con un po' di sonnifero e la mette nel mimete. Era nata dormendo, poiché il mimete aveva duplicato anche il sonnifero che correva per le vene di Emma prima. E si era svegliata sapendo di essere Emma Pelosa in Gatti, unica moglie del ragioniere Gilberto Gatti. Ricordava bene tutto quanto Emma prima ricordava bene e male tutto quanto Emma prima ricordava male. Gilberto era al settimo cielo, adesso ha due mogli, felice per un po'. Però le due M poi cominciano un po' a diversificarsi e la vita comincia a complicarsi. E da complicarsi diventa un disastro, per cui diventa tale che a un certo punto gli amici non lo vedono più, è sparito, non si sa dove sia andato. Qualcuno dice che è partito. Finché qualche mese dopo un amico lo vede per strada e dice: ah, Gilberto, intanto non ti vediamo. E come stai? Dice: ah, Gilberto è un genio. E lui dice: beh, c'è quello che sei modesto, no, io parlo di Gilberto primo, io gli assomiglio parecchio, ma esisto soltanto da sabato scorso, si è duplicato e quindi adesso siamo in due, siamo tornati in parità e tutto tornato contento, quindi sei contento. Fine del racconto, perché questa cosa mi ha sempre intrigato? Beh, innanzitutto, la stampante 3D oggi è un oggetto che superato, quantomeno certe funzioni superate, da quello che è la biostampante 3D, ossia con lo stesso concetto di depositare della sostanza inorganica e non vivente, oggi è possibile depositare delle cellule.
Queste macchine depositano cellule tratte da tessuti cellulari e permettono di crescere pelle artificiale, parti di organi, e guardate, un campo in uno sviluppo, che non sta avendo uno sviluppo enorme. E noi, tra non molto, saremo in grado di generare in questo modo delle parti di organi umani partendo dalle nostre stesse cellule, cosa che ha delle straordinarie potenzialità o per testare farmaci su organismi umani, cioè quindi su cellule umane, non su, diciamo, su topi o cose di questo genere, o addirittura per rimpiazzare parti di organismo che si siano deteriorate. Nel libro io appunto non faccio, diciamo, ipotesi, faccio sempre, diciamo, riferimento a delle cose reali. Questo per esempio è un lavoro uscito su un'importante rivista internazionale scientifica, dove dei ricercatori hanno ricreato una parte del midollo spinale in topi in cui è stata recisa, e sostanzialmente hanno riparato queste lesioni del midollo grazie a una stampante 3D, quindi alla deposizione di cellule che poi crescono e fanno rigenerare il tessuto in maniera adeguata. Ma la ragione per cui il racconto di mente mi ha sempre colpito è un'altra, ed è l'idea della clonazione, cioè di prendere un organismo e generarlo identico a se stesso. Allora, tutti noi abbiamo sentito, almeno penso, molti di noi abbiamo sentito, negli anni 90 c'è stata, diciamo, la clonazione di un mammifero, la pecora Dolly. E questa pecora Dolly, diciamo, è diventata famosa e per la prima volta il clonare un mammifero non era banalità. Nel 2018, per la prima volta, sono state clonate delle scimmie, dei primati, e queste due scimmiette che vedete nell'immagine. Ora, vuol dire che il salto dal punto di vista tecnologico, il salto dal primato all'uomo è molto breve. È chiaro che uno si domanda perché devo duplicare un uomo e clonarlo oltre a, diciamo, i problemi etici che questo comporta, però tecnologicamente è una cosa che si avvicina. Oggi ci sono delle società che offrono la possibilità di clonare il proprio cane, costa circa $100,000, gli dà un campione di tessuto eccetera eccetera, loro ti fanno il cane identico al tuo cane. Ora, anche qui uno può dire, nel punto lo lascio al vostro giudizio, però sono cose che solo poco tempo fa erano semplicemente inimmaginabili. Vediamo al terzo racconto. Il terzo racconto è tratto da Vizio di forma, e il titolo è molto, diciamo, molto evocativo, molto chiaro e sintetici. Allora, il racconto narra di un ragazzo che si chiama Mario, che è un ottimo ragazzo a scuola, è il primo della classe, molto performante eccetera, ha solo un piccolo particolare: non gli piace farsi vedere quando in classe o in palestra si deve cambiare per fare ginnastica. E non è che sia un ragazzo particolarmente pudico o cose di questo genere, no, lui non ha l'ombelico e non vuole farsi vedere che non ha un pericolo, perché questa diversità lo rende, diciamo, lo sente, lui la vive. I compagni attorno a lui cominciano un po' a sospettirsi perché non vuole farsi vedere mentre si spoglia, eccetera, eccetera, cominciano a parlare tra di loro. Ecco che due dei compagni parlano tra di loro. Hai mai sentito parlare della pillola e della provetta e della siringa? Bene, così che è nato Mario e diversi altri come lui. Non è nato in un ospedale, ma in un laboratorio. È una specie di incubatrice, come quelle per i pulcini, con dentro tante provette. Mettono delle pillole nelle provette, rosse per avere dei maschi e blu per avere delle femmine. Continuano. Hanno una specie di codice, insomma come un menù, dove i genitori, ma non sono proprio i genitori, insomma l'uomo e la donna che vogliono avere il figlio, scegliono gli occhi, i capelli, il naso e tutti i dettagli. Mario comincia a sentire che i ragazzi attorno a lui, insomma, hanno cambiato l'atmosfera, lo guardano, lo osservano, il suo rendimento scolastico peggiora, forse peggiora perché vuole diventare come gli altri, la sua diversità, diciamo, lo fa portare verso il basso. E l'insegnante se ne accorge, lo convoca e cerca di parlargli. Non sei come gli altri? Ma perché? Cosa ti senti diverso? Rispose l'insegnante. Se mai sarei diverso meglio, se fossi l'ultimo della classe, non è questo. Io sono diverso perché sono nato diverso. Sei nato come? Sono sintetico. E questo chiude il racconto. Levi non scriveva queste cose a caso, era un grande lettore, leggeva Scientific American, era molto informato, ed era informato di che cosa? Di quella rivoluzione che aveva cominciato ad avvenire negli anni 50 con la scoperta del DNA e negli anni 60 con la scoperta di quella che è il ruolo del DNA. E il fatto, forse qualcuno di voi conosce, ha sentito Jacques Monod, il caso della necessità, tutte queste cose,
il fatto che oggettivamente noi non siamo altro che una serie di macchine che svolgono ripetitivamente una serie di funzioni, e le istruzioni per fare queste funzioni sono contenute all'interno del DNA. Cioè il DNA è un insieme di frasi, di istruzioni che ci consentono di fare biologicamente e di essere quello che siamo. L'informazione all'interno del DNA è codificata nei geni, che sono dei pezzettini di DNA, dei segmenti, e ce ne sono circa 20, tra 20 e 25 mila nel DNA umano, quindi sono parecchi. Conoscere questi geni e la loro sequenza vuol dire avere accesso, le chiavi di accesso all'algoritmo che regola la vita. Ora, per molto tempo questo è stato considerato impossibile, perché la complessità, pensate 20.000 geni, come avere 20.000 frasi buttate in un secchio e mescolate. Provate a tirare fuori un libro con un senso compiuto dove c'è, diciamo, dall'inizio alla fine. Questo vuol dire rimettere insieme queste 20.000 frasi. È un compito considerato proibitivo. Ciononostante, all'inizio degli anni 90 viene lanciato il progetto Genoma. Il progetto Genoma è un progetto che ha come obiettivo quello di sequenziare il genoma umano, cioè di capire la funzione di ognuno di questi geni all'interno del DNA. All'inizio i progressi sono praticamente nulli. Si pensa addirittura di abbandonare il progetto, costi elevatissimi, risultati praticamente zero. Ma, come vedremo anche in altri casi, poi questo c'è stato uno sviluppo esponenziale. E nel giro di un decennio si arriva in effetti a sequenziare il genoma umano. Genoma umano che viene annunciato nel 2001 da Bill Clinton, e poi di fianco c'è Craig Wright, perché poi la conferenza è fatta da una società privata insieme a una compagine pubblica. Bene, si arriva a sequenziare il genoma. Quello che vedete in questa curva, questi pallini verdi, rappresentano quanto costa sequenziare il genoma di una persona. Nel 2001, quando è stato fatto per la prima volta, il costo stimabile in 100 milioni di dollari, perché gli sforzi nella ricerca erano tali che per fare un sequenziamento c'è stato un costo immenso. Quella scala lì è una scala cosiddetta logaritmica, cioè di fatto ogni tacca si riduce di 10 volte, e vedete che i pallini verdi vanno giù a precipizio, al punto che ormai sequenziare un genoma umano costa un migliaio di dollari, anche meno. Ed è un'operazione, qui non si legge, ma di sopra c'è nel libro dei toni di riferimento. Ci sono dei siti dove voi potete andare, inviare un campione della vostra saliva, loro fanno l'analisi del vostro DNA e ritornano con la vostra storia genetica, che è una cosa che può essere bene conoscere e può non essere bene conoscere, perché se mi viene detto che io ho un 20% di probabilità di contrarre una certa malattia che avevo il mio trisavolo, e poi comincio, diciamo, a distruggermi la vita per la probabilità di una malattia che magari non mi sorgerà mai, forse era meglio non saperlo. In altri casi è meglio saperlo, ma un conto è se c'è di mezzo la mediazione di un medico o di una persona esperta, è un conto se lo puoi fare da te. Oggi lo puoi fare da te. Puoi mandare questi $1000, un po' di saliva e sai queste cose. E questa cosa è importante perché la modifica del DNA, cioè l'editing del DNA, ha fatto un balzo gigantesco nel 2013. Noi spesso, non voglio essere polemico, ma noi spesso di giornale troviamo notizie di tutti i generi, anche di tipo scientifico, però sempre nella stessa direzione. Se si scopre un nuovo pianeta viene messo in prima pagina. Ma se si scopre come modificare il DNA, e questa è una scoperta importantissima, non viene detto. In realtà questa tecnica, che si chiama CRISPR-Cas9, si basa su un enzima che con grande facilità, chiaramente ci vogliono persone esperte che sanno quello che fanno, però permette selettivamente di rimpiazzare un gene con un altro. Il che vuol dire cambiare un insieme di istruzioni in quell'algoritmo che costituisce il nostro DNA. Questo sta cambiando la faccia della genetica e, giustamente, ci sono tutta una serie di conseguenze. Questo è un lavoro pubblicato sulla rivista Nature, una rivista molto importante, nel 2017, dove embrioni umani sono stati, che erano portatori, cui che erano portatori di una malattia genetica, di una particolare malattia cardiaca, sono stati, modificati il DNA con questa tecnica, CRISPR-Cas9, per rimuovere l'origine della malattia. Gli embrioni poi sono stati soppressi,
perché le regole etiche al momento giustamente impediscono la sperimentazione su embrioni che vengano poi portati a sviluppo. Quindi gli embrioni sono stati soppressi, ma se fossero stati portati a sviluppo, questi, diciamo, esseri umani non avrebbero avuto questo tipo di malattia né i loro discendenti. Però avete letto tutti, sono sentito tutti questo esattamente circa un anno fa, l'annuncio di un ricercatore in Cina che ha dichiarato di aver fatto nascere due gemelle con il patrimonio genetico modificato con questa tecnica, in barba ad ogni regola etica. Si dice che sia stato punito da radiato, eccetera, eccetera. In realtà non si capisce, diciamo, quanto questo sia in realtà, diciamo, voluto, ricercato, addirittura incoraggiato. Di fatto è accaduto. Ci sono già due persone al mondo il cui codice genetico è stato modificato. Non conosciamo le conseguenze di questo, però è accaduto. Infine, ecco, questa è l'ultima immagine che faccio vedere. Levi ci parla di vita sintetica, questo è un lavoro pubblicato sull'altra rivista Principe, diciamo, Science, qualche anno fa. Questo è un batterio interamente sintetico, cioè un batterio, quello che noi abbiamo nel nostro intestino, diciamo che, però questo è stato progettato al calcolatore, sono stati presi gli aminoacidi fondamentali, è stato costruito un DNA e un genoma, è stato clonato, isolato, trasplantato e poi dopo di fatto cresce, si alimenta, si duplica, si replica ogni 3 ore. Ha un genoma molto semplice, 473 geni, ricordo che noi ne abbiamo 20-25.000, però è fatto interamente sintetico in laboratorio. Bene, passiamo all'ultimo racconto che chiude, non casualmente, perché ripeto, nulla come quello che Levi ci diceva è casuale, chiude i racconti storico naturali. Questo racconto si chiama Trattamento di quiescenza. Di nuovo il protagonista è il signor Simpson. Signor Simpson ormai, dopo una lunga carriera, ha messo in tante di queste macchine, ma è andato in pensione. E la sua, diciamo, casa madre gli ha regalato delle nuove macchine da provare. Descrive queste macchine a un amico. La prima è l'Andrak. Dice, l'Andrak è un congegno rivoluzionario. Si fonda su una comunicazione diretta fra i circuiti nervosi e i circuiti elettronici. Sottoponendosi a un piccolo intervento chirurgico è possibile, ad esempio, azionare una telescrivente o guidare un'auto solo mediante impulsi nervosi senza l'intervento dei muscoli. Anche qua, diciamo, può sembrare tanta scienza. Che cosa è accaduto nei tempi in cui Levi scrive queste cose? Beh, è accaduto che l'elettronica ha fatto dei passi da gigante, i dispositivi si sono miniaturizzati, sono diventati leggeri, biocompatibili. Al punto che oggi noi possiamo integrare nell'organismo umano un numero sempre più elevato di dispositivi elettronici che ci possono, e questo è un punto estremamente importante e positivo, ridare delle funzioni che noi possiamo aver perduto. Ci sono circa 300.000 persone al mondo che hanno riacquisito l'udito grazie a un impianto cocleare artificiale. Al posto della cochlea viene messo un micro dispositivo elettronico che però fa le funzioni della cochlea. Ovviamente sono cose estremamente utili e ce ne sono molte altre di questo tipo. Ci sono anche persone che hanno deciso e stanno crescendo di farsi impiantare dei microchip sotto pelle per la semplice ragione che così non devono tirar fuori l'abbonamento ferroviario o non devono, per aprire la porta di casa, diciamo, tirar fuori le chiavi, semplicemente si fanno riconoscere un segnale elettronico. Soprattutto nei paesi scandinavi dove, se provate a andare, trovate che sono sparite le banche, gli sportelli, diciamo, le informazioni, i biglietti del treno non vengono più, tutto rifatto su internet e quindi diventa molto più comodo avere tutto integrato. Ci sono però anche delle possibilità di integrare, diciamo, oggi in questi dispositivi non solo per riparare e acquisire, diciamo, funzioni che non abbiamo più, ma per acquisirle di nuove. Perché è chiaro, io posso benissimo immaginare di avere delle nuove funzionalità. Anche qui non è fantascienza, questo è un esperimento, è uscito quest'anno, questo lavoro, anche qui è rivista molto importante, quindi molto rigoroso, Cell, dove hanno di fatto dato o conferito una visione notturna ai topi. Come hanno fatto? Hanno introdotto le nanoparticelle sulla retina che sono sensibili alla radiazione infrarossa. Noi vediamo la luce visibile, non vediamo la radiazione infrarossa, ma
chiaramente se andiamo in giro al buio e abbiamo una sulla retina delle particelle fotosensibili all'infrarosso, vediamo le sagome delle persone che emettono calore, delle gente che emettono calore. Quindi potremmo vedere di notte. Ci sono altre tecniche estremamente interessanti che vengono applicate. Questa si chiama transcranial direct current stimulation. Vengono applicati degli elettrodi, diciamo, al cervello e viene fatto passare un lieve flusso di corrente. Questo viene usato per, diciamo, persone che hanno avuto dei danni cerebrali, ad esempio, ed ha funzionato, è stato usato e sviluppato soprattutto in ambito militare, per, diciamo, persone che hanno avuto dei traumi seri, ma poi a un certo punto ci si è accorti che con questo trattamento permette anche un aumento di capacità cognitive, di un aumento, diciamo, di capacità, per esempio, di utilizzo del linguaggio, di applicabilità matematiche, addirittura di memoria. Quindi ci sono delle indicazioni che noi possiamo cominciare a, diciamo, inserire o agire sul cervello per aumentare le nostre capacità. E poi ovviamente, questa è una cosa estremamente positiva, il fatto che oggettivamente persone che hanno perso delle funzioni importanti, paraplegici ad esempio, grazie a degli elettrodi impiantati nel cervello, ecco che torna lei con la forza del pensiero, hanno imparato faticosamente a comandare un computer, con questo computer a comandare un braccio meccanico o comandare degli oggetti esterni. Era di qualche giorno fa la notizia di questo francese, mi sembra, che è in grado di muovere un intero esoscheletro, ha perso tutto l'uso del braccio e delle gambe, ma questo esoscheletro lui lo comanda semplicemente con degli elettrodi impiantati nel cervello e quindi con la forza del pensiero. Perché il cervello alla fine non sono altro che impulsi elettrici. Il nostro problema è capire come funziona, perché siamo ancora molto lontani, ma abbiamo fatto passi da gigante. Ovviamente c'è un problema. Se io dal cervello posso trasmettere degli impulsi all'esterno e comandare un computer e un braccio robotico, allora posso fare anche il contrario. Dall'esterno, con un computer, posso comandare un cervello. Anche qui, diciamo, la realtà supera la fantasia. Questo è un esperimento fatto su dei topi, dove sono stati impiantati degli elettrodi in particolari zone del cervello responsabili per particolari funzioni, e poi sono stati teleguidati, telecomandati. Cioè è stato, diciamo, suggerito, per detto ai topi di fare delle cose che ai topi non piace fare, comunque buttarsi da una certa altezza, ma anche, diciamo, indurre delle sensazioni, come sensazioni di appagamento, di piacere, di assenza di appetito, anche se magari non mangiava da 3 giorni. Quindi di fatto stimoli elettrici che simulano quelli che noi normalmente abbiamo per semplicemente grazie semplicemente degli stimoli esterni. Il racconto però non è tanto su questo dispositivo che è l'Amtrak, ma è un altro dispositivo che è il Torec. Il Torec è una cosa diversa, è un casco che si può indossare. Vediamo per cosa. Il Torec invece non esige nessun intervento corretto. La trasmissione delle sensazioni registrate sui nastri avviene attraverso elettrodi cutanei. Il fruitore non ha che da indossare un casco e durante lo svolgimento del nastro riceve un'intera e ordinata serie di sensazioni che il nastro stesso contiene. Sensazioni visive, auditive, tattili, olfattive, gustative, cinestetiche e dolorose. In pratica funziona così: una persona si mette un casco e vive una certa esperienza. Questa esperienza viene registrata attraverso degli elettrodi sul nastro. Un'altra persona si mette lo stesso casco, riascolta quel nastro e vive le stesse identiche sensazioni. Il racconto è bellissimo, perché cominciano delle storie divertenti. Il Simpson dice all'amico Top, guarda questo nastro, sì, è la serie Sport, è la serie Rosa Sport, allora gli mette il casco, l'amico si trova di colpo all'interno di uno stadio, un catino di gente urlante, gli fa maglia alla caviglia, vede gente con delle maglie colorate che gli corrono intorno, a un certo punto uno che ha la maglia dello stesso colore della sua calcia una palla da destra, la palla gli vede arrivare davanti, lui si lancia l'impeto, calcia di sinistro e la palla finisce in rete, gol. E di fatto lo spaglio esplode e lui si trova in poltrona con una scarica di adrenalina che gli ha attraversato l'organismo. Ha provato l'esperienza, che penso che nessuno abbia mai provato, di segnare un gol in Serie A. Ovviamente registrato sulla testa di un calciatore. Qui comincia a interessarsi, l'amico gli dice: guarda, prova questo nastro, questo della serie Epicuro.
se anche è vero. E Piccolo allora dice, si mette questo casco in testa e di colpo diventa, sente di essere un disoccupato di Salt Lake City che ha una sete pazzesca. Sa di essere tre giorni che non beve e sa che però tra un po' finalmente potrà bere. L'hanno pagato per fare questa esperienza, per stare tre giorni senza bere, e però è in un deserto, ma sa che dietro una rupe c'è un alto monte con della bella acqua fresca che finalmente gli daranno il permesso, poi bere. Quando gli danno il permesso di bere, lui beve con un vitello e dice Levi il piacere di ripristinare la pressione osmotica. Quindi il piacere è una cosa che segue una sofferenza, in questo caso la sofferenza della sete. E via che avanti che va così, chiaramente la cosa diventa divertente, ti fa provare vari nastri, ci sono quelli della serie sesso, della serie animali, quindi può trasformarsi in un'aquila e vola, diciamo, sul cattura un coniglio, leggendo, il racconto è bellissimo. Poi dice, guarda, ci sono anche questi racconti della serie nera, questi non te li faccio provare, sono stati registrati sui pazzi delle persone, diciamo, con squilibri vari, delinquenti, vabbè, e così via. Perché racconto questa vicenda? Perché quello che Levi intuisce con una, diciamo, visione assolutamente impressionante è quella che oggi noi chiamiamo la realtà virtuale. Ora, anche qui non è fantascienza, esistono già questi caschi, questi visori, d'accordo, che potranno portare dei benefici enormi. Se guardate la pubblicità della TIM, qualcuno l'ha vista, l'ultima, diciamo, che si vede, che è la pubblicità del 5G, si vede un chirurgo che, indossando uno di questi visori, effettivamente opera a distanza. Quindi non è realtà virtuale, è di fatto comunque una possibilità di trasformare movimenti in gesti e in movimenti di braccio robotici. Ma la realtà virtuale, così come Levi l'ha intuita, è una cosa che sta crescendo e che i grandi, diciamo, player, Google, Facebook, stanno investendo molto, molto denaro per una ragione molto cinica. L'intelligenza artificiale andrà a cancellare un grande numero di lavori di bassa manovalanza, magari creerà gli altri di tipo intellettuale e qualificato, ma quelli di bassa qualifica sono destinati a essere sostituiti dalle macchine. Quindi ci sarà molta gente che si troverà ad avere, diciamo, molto tempo libero. Come occupiamo questo tempo libero? Con le macchine tipo la realtà virtuale. La realtà virtuale quindi si prevede, gli analisti prevedono che come sono stati venduti miliardi di telefoni cellulari in questo ultimo decennio, ormai il mercato è saturo, nei prossimi 10-20 anni questo sarà l'oggetto che verrà venduto in quantitativi massicci. Però Levi non ha scritto il racconto per nulla, perché ci racconta come va a finire la storia. Leggiamo. Povero Simpson, temo che per lui sia finita. Dopo tanti anni di fedele servizio per la NATCA, l'ultima macchina NATCA lo ha sconfitto, proprio quella che gli avrebbe dovuto assicurare una vecchiaia varia e serena. Gli ha sacrificato tutto, le api, il lavoro, il sonno, la moglie, i libri. Il Torek non dà associazione, purtroppo. Ogni nastro può essere fuito infinite volte ed ogni volta la memoria genuina si spegne e si accende la memoria d'accatto che è incisa sul nastro stesso. Perciò Simpson non prova noia durante la fruizione, ma è oppresso da una noia vasta come il mare, pesante come il mondo quando il nastro finisce. Allora non gli resta che impilare un altro. È passato dalle 2 ore quotidiane che si era prefisso a 5, poi a 10, adesso a 18 o 20. Senza Torek sarebbe perduto, col Torek è perduto ugualmente. In 6 mesi è invecchiato di 20 anni. È l'opera di se stesso. Sa via verso la morte, lo sa e non la teme. L'ha già sperimentata 6 volte in 6 registrazioni diverse, registrate su 6 dei nastri della fascia nera. Questo è il fine del racconto di Levi, che poi nella retrocopertina dei suoi libri cerca di dare un, diciamo, messaggio più positivo su quello che l'umanità potrà fare, dirà l'uomo è artefice di se stesso, l'uomo deve in qualche modo controllare le tecnologie, però ci dice anche che bisogna avere attenzione a quelle che possono essere le conseguenze. Che cosa è successo allora? Quelle che vedete qui sono 2 curve, una curva lineare cosiddetta e l'altra una curva esponenziale. Lo sviluppo delle tecnologie non segue un andamento lineare, ma segue un andamento esponenziale.
Quando i sapiens, che hanno circa 200.000 anni, hanno cominciato a, diciamo, da cacciatori e raccoglitori, diventare agricoltori, parliamo 10.000-12.000 anni fa, hanno cominciato a sviluppare alcune tecnologie, la ruota, il fuoco, l'aratro, la scrittura, ma queste sono state introdotte con una grande lentezza. Quando noi parliamo delle varie età, l'età del rame, 6.000 anni avanti Cristo, l'età del bronzo, 3.000 anni avanti Cristo, tanto il bronzo e rame sono là in fondo, cioè, ma ci sono 3.000 anni tra l'una e l'altra, ci sono 3.000 anni in cui non è successo nulla. Tra il bronzo e il ferro passano altri 2.000 anni, cioè la stessa distanza che c'è tra noi e i 12 apostoli. In altre parole, c'erano pochi salti tecnologici, lo sviluppo era molto lento. Un esempio molto chiaro di questo viene se andiamo a vedere cos'era la vita degli agricoltori. Prendete le immagini che c'è a sinistra, è tratta dal film L'albero degli zoccoli di Armando Olmi, l'avete visto molti di voi, racconta la vita di una famiglia contadina all'inizio del Novecento. Se uno vede quel film, si rende conto che la vita di un contadino all'inizio del Novecento era praticamente la stessa di un colono all'epoca di Giulio Cesare o di un agricoltore all'epoca dei Sumeri. Avevano gli stessi problemi. La mucca partorirà un vitello sano? Il raccolto sarà abbondante, sarà sufficiente? Pioverà abbastanza? Queste erano le preoccupazioni. Tutto cambia con il Novecento, la meccanizzazione, i fertilizzanti, eccetera, eccetera. Oggi un allevamento di polli automatizzato può gestire 3 milioni di volatili che può fanno 2 milioni di uova in un giorno. Quindi sono dei cambiamenti epocali avvenuti in tempi rapidissimi. L'altra conseguenza è che per migliaia e migliaia di anni, e questo è un punto molto importante, chi arrivava al mondo aveva una vita che sapeva, era la stessa che ha avuto il padre, il nonno, il bisnonno, il trisnonno, e sapeva che quella vita l'avrà avuto suo figlio, suo nipote, suo pronipote, che era, in un certo senso era noioso, però era anche una sicurezza, perché dicevi, sapevi da dove venivi e dove andavi. Oggi non è più così, non è più così, perché già in una generazione, in due generazioni le cose cambiano così rapidamente che facciamo molta fatica a capire come saranno le cose tra un po'. Una conseguenza di tutte le tecnologie che vi ho detto è che la vita media si allungherà di molto. La curva rossa che vedete è la vita media, l'aspettativa media di vita, da quando l'uomo sapiens ha, diciamo, una storia da 10.000 anni fa ad oggi. Vedete che si impenna negli ultimi, diciamo, 100-200 anni, prima 35 anni, poi passa come vita media 60. Ma l'aspettativa di vita alla nascita, che è una cosa diversa, quella è passata è aumentata di 15 anni in 50 anni. Oggi una femmina che nasce in Italia ha un'aspettativa di vita alla nascita di 85 anni, ma era di 70-50 anni fa. 15 anni e mezzo secolo è una quantità immensa. E infatti c'è chi pensa che, diciamo, vivere a 100 anni non è più un traguardo, è dato per scontato, ma c'è chi dice che si potrà arrivare a 150, 200, qualcuno addirittura si diverte a dire 500, non so se è augurabile, tanto è un altro discorso. Quello che è certo è che ci saranno sempre più tecnologie che tutte insieme contribuiranno a cambiare quello che siamo oggi, non dico in peggio o in meglio, non lo so, cioè di fatto non saremo meglio, saremo diversi. Però c'è un aspetto molto importante, queste tecnologie non sono gratis, tutte hanno dei costi. Ed ecco che, secondo me, questa è una piccola previsione, si crea quello che ho chiamato i vetero sapiens e i techno sapiens. Cioè i vetero sapiens sono quelli che, diciamo, saranno la maggioranza, in gran parte escluse da queste tecnologie, ma ambiranno ad accedere a queste tecnologie. Probabilmente avranno alti tassi riproduttivi, ma avranno un ruolo sociale totalmente marginale. Dall'altra ci saranno i techno sapiens, che saranno una minoranza, ma ipertecnologica, con lunga vita media, capacità aumentate, controllo sulle tecnologie, probabilmente bassi tassi riproduttivi. La questione è: quale di queste due, diciamo, componenti potranno convivere, fino a quando? Ovviamente io non lo so. Chiudo con una frase che non è mia, ma è di quel grande scrittore Chiara Ari, dettato dal suo ultimo libro, l'ho trovata all'interno del testo, l'ho trovata bellissima. Dice Ari:
Se qualcuno vi descrive il mondo della metà del ventunesimo secolo, cioè da 30 anni, e vi sembra fantascienza, è probabile che sia falso. Ma se qualcuno vi descrive il mondo della metà del ventunesimo secolo e non vi sembra fantascienza, allora è certamente falso. Grazie. Le domande. Dunque, prima di tutto diciamo che il problema esiste, è serio, è concreto. Cioè noi qui stiamo guardando lo scenario futuro, però dobbiamo stare attenti a vedere se andando avanti di questo passo ci sarà ancora una, diciamo, una sostenibilità per una popolazione che cresce, una terra che si riscalda, eccetera, eccetera. Le soluzioni ci sono, ovviamente non sono dietro l'angolo, ci sono e diciamo adesso non sto a parlarne, però di fatto esistono delle possibilità tecnologiche di sostituire i combustibili fossili e diciamo quindi di passare a una transizione energetica. Non è una cosa che si fa in 5 anni, neanche in 10, neanche in 20, però bisogna cominciare a farlo finché non se ne parla. Quindi il grande merito di Greta è stato quello di far salire un problema che gli scienziati stanno dicendo a 30 anni, senza che nessuno li ascolti, a un livello che di colpo è diventato un problema globale che tutti riconoscono. E adesso i politici, tutti che fanno, diciamo, in agenda delle, diciamo, soluzioni. Attenzione, non facciamoci fregare da questo. Non sono questi ritocchini che vengono fatti, non servono a niente, anzi, non facciamoci imbrogliare dalle pubblicità, delle cose oscene, ho visto in queste settimane, pubblicità, scusate, di acque minerali che dicono ho ridotto del 16% le emissioni di CO2, ma se sei un'acqua minerale in una bottiglia di plastica, scusa, dammi una bottiglia di vetro, o meglio ancora avevi l'acqua del rubinetto, no? Perché oggettivamente è tutta una contraddizione. Dopodiché, a poco comprare un gentile signore che dice viva la natura, abbasso la CO2. Abbasso la CO2, ma noi viviamo grazie alla CO2, scusate, tutta la biosfera esiste perché c'è quello 0,03% di CO2 nell'atmosfera, da lì la fotosintesi clorofilliana fa tutto, fa la biosfera, noi la mangiamo, gli animali si mangiano e noi ci capiamo, che cosa stiamo raccontando? Quindi attenzione ai messaggi fuorvianti che sono devastanti, ne stanno uscendo uno ogni giorno, quindi il problema è interessante, le soluzioni ci sono, ma richiede un dibattito serio.